posso ammonare tutti. Ci troviamo a Ferrara, all'Hotel Europa. La parola Europa a Ferrara sta un po' di casa. Perché se si può dire che siano stati ferraresi ad aprire un concetto a livello internazionale per creare l'Europa, lo si deve dire a Ferrara. In questa sala che oggi ospitiamo Federica Chigli, figlia d'arte, e soprattutto il professore Gabriele Achini, è passato Napoleone, che era più piccolo di me, ma sicuramente era più grande del sottoscritto, e Giuseppe Verdi, al quale insomma ricordiamo una parte importante sia risorgimentale ma soprattutto la musica. E certo. Anche se io cremonese, il Ponchielli, a nostro parere, ci sembra più grande di Verdi, ma questo lo diciamo tra di noi. Entriamo subito in materia. Come mai abbiamo Federica e Gabriele? Il personaggio lo abbiamo diviso in due, perché a mio modesto parere Federica è una collega, quindi come tale è l'anima della stampa, l'anima, come si dice sempre, nera. Perché quando uno lavora nella stampa è sempre indiziato per reato, anche se porta il bene, perché porta la conoscenza. Un buon giornalista lo deve fare, la cronaca, certo, giusto. Quando non c'è bisogna inventarla, giusto? E spesso nel mondo del karate bisogna usare molta fantasia. Esattamente. Il professor Achilli chiaramente è il personaggio principe, 31 anni di presidenza del karate, quindi potremmo dire è una cosa da museo della scienza e della tecnica come concetto. E non è finita. Tante prossimamente, tante sorprese. Passata l'estate ci saranno le elezioni per un altro quadriennio e la guerra sarà abbastanza impegnativa. Mi sbaglio, professore? Ai posteri, lardo la sentenza. Ma no, facci vedere i gomiti, perché sono i gomiti che bisognerà utilizzare in quel momento. Cara Chicca, prima domanda. Come ti senti, figlia d'arte, vicino a tutte le onorificenze e tutto il passato storico, non da karateka, ma soprattutto da professore universitario, che quando ci giriamo qui in Ferrara, tu dici, professor Achilli, eccetera, eccetera, cioè uno si diventa veramente piccolo, come ti senti? Ma la realtà la vivo tutti i giorni in doppia veste, sia di figlia ma anche di moglie, perché anche mio marito, che è stato il direttore della chirurgia di Ferrara, dell'Istituto di Patologia Chirurgica, è comunque stato un personaggio che ancora tutt'oggi, quando si gira per Ferrara, lo salutano, ti chiedono, eccetera. E dall'altra parte, con lui fare 50 metri è un problema, nel senso che Bolt farne 100 ha fatto il record del mondo, il record olimpico, noi qui facciamo il record della tartaruga, perché da arrivare da casa nostra, che sono circa 500 metri dal centro, arrivare alla cattedrale, delle volte ci metti anche mezz'ora, tre quarti d'ora, un'ora, se vuoi proprio ascoltare tutti quanti. E dall'altra parte è una cosa particolare, perché io mio papà l'ho sempre visto in tante vesti, l'ho sempre visto nella veste del presidente, nella veste del maestro e nella veste del padre, a seconda delle sfaccettature, delle sfumature. Certo è che io la vivo come il concetto del karate, cioè in shin den shin, dal mio cuore al tuo cuore, perché secondo me le persone vanno vissute dentro e fuori. Quindi diciamo allora, come hai detto tu bene, alcune sfaccettature. Partiamo allora da quella, diciamo, che è poco conosciuta, anche perché il nostro mondo non va a grattare per chi è il personaggio. Il nostro mondo ha uno è presidente, allora come tale è il presidente. Ma non vanno a vedere perché uno è presidente, cosa ha fatto un presidente. Quindi, caro professor Achilli, anzi, Gabriele, vista la nostra militanza comune, parlaci un po' dei tuoi anni scolastici. Perché ogni volta che troviamo gente e tu parli con noi, dice, sai Spartaco, questo è stato un mio alunno, eccetera, oggi è onorevole. Cioè, io rimango imbarazzato, ho avuto dei corsi veramente incredibili.
Sì, questo è vero. E ringrazio il Padre Eterno che mi ha dato la possibilità di incontrare tanti bravi ragazzi che sono un modello. Desidererei che guardassero i giovani d'oggi e guardassero questi ragazzi che oggi sono dei professionisti a più che mai affermati, e sono degli onorevoli, va bene, sono delle persone che hanno fatto di una cultura e di una scuola. La nostra si chiama la Tasso di Ferrara storica, era la chiamata Torquato Tasso, era chiamata la scuola dei VIP, o dei figli dei VIP, va bene? Anche perché, per esempio, Folco Quilici, Bassani sono passati dal Tasso, va bene? E c'è chiaramente questa base di un grande, bravissimo corpo docente con il quale io ho avuto il piacere di lavorare assieme per oltre 25 anni e abbiamo costruito questi ragazzi che al giorno d'oggi li incontri per la strada e dici prof, io la ringrazio perché per esempio lei mi ha insegnato a studiare, per lei mi ha insegnato, mi ha formato, mi ha dato dei consigli paterni, questo qui, e questa è una cosa che ti fa piacere, va bene? E poi ti fa altrettanto piacere quando vai in un ufficio pubblico o in un ufficio privato o quello che è e trovi un tuo ex allievo oppure trovi qualcuno che dice io ho fatto karate con lei, quindi ci sono le due cose che si uniscono. Va bene. Ed è proprio bello vedere i ragazzi che tornano in palestra o che si incontrano per la strada e che dicono prof, che bello, torno a casa, sono in famiglia, perché tanti hanno invitato alla laurea, hanno invitato al matrimonio, eccetera, perché nel processo insegnante allievo, palestra o karate, c'è sempre stato questo dualismo di non solo un maestro di vita o insegnante, ma un qualche cosa che li ha sempre uniti anche nella vita di tutti i giorni. Ed è questa la cosa che viene fuori quando si parla con lui. Diciamo che viene fuori qui a Ferrara, è un fatto che dovrebbe essere un fatto naturale anche nelle altre città. Ma forse nelle altre città i professori, non voglio fare dei nomi di gente che ha fatto anche, che ha calcato anche i tatami per non sbagliare, che magari non fanno più parte della tua federazione, che sì, erano professori a scuola, ma il loro comportamento sicuramente non era educativo. Caro professore, prima di entrare nel mondo del karate, ci vuoi raccontare, hai fatto il cronometrista, hai corso con l'autotouring, eccetera, eccetera. Insomma, raccontaci un po' l'uomo che ha fatto tante cose. Allora, da dove comincio? Da dove comincio? A mezzanotte e posso finire. Allora. In tutto sempre che sono 30 allora, minuti. Allora, velocissimamente. Allora, ho iniziato con l'atletica leggera. L'atletica leggera che ho praticato per parecchi anni con risultati dignitosi. Fra le altre cose ho fatto parte della squadra storica di Ferrara che ha fatto il primo gemellaggio a Saint-Étienne in Francia. Siamo andati in Francia con tante ore di pullman, c'è cioè bellissima, eccetera, eccetera, noi e quelli ragazzi della pallavolo, eccetera. E abbiamo fatto questo gemellaggio. Poi dopo loro sono venuti qua e abbiamo fatto è stata un'esperienza bellissima, al di là dell'espressione tecnica, fisica, bene, però è stata una pietra miliare indimenticabile. Chi ha vinto? Il Saint-Étienne o ha vinto? Una volta l'uno, una volta l'altro. Una volta l'uno, una volta l'altro. Non vado dentro nel particolare, però qui abbiamo vinto noi, l'hanno vinta loro, comunque fa niente. Abbiamo delle personaggi di grosso rilievo, tra cui Franco Nobili, che è stato in nazionale, e allora aveva battuto Ottolina, fra le altre cose, quindi c'era Beruti, Nobili, Ottolina, eccetera, quindi era un ragazzo andava come una fucilata. Purtroppo non aveva una formazione culturale, mentale, per poter andare avanti e quindi si è bruciato nella vita. Fra le altre cose ha giocato anche nella spalla, si faceva i passaggi da solo perché appena
si è messo le scarpette con i chiodi per terra, cioè nei piedi, ha fatto 10,6 sui 100. Quindi 50 anni fa, 60 anni fa, fare 10,6 sui 100 e cominciava a essere una bella velocità. E poi ho cominciato a sparare, col tiro segno mi piaceva molto il discorso, anche perché per sparare al tiro segno e fare centro bisogna essere molto padroni di se stessi, nel senso che con la respirazione, con la preparazione mentale ci si deve calmare per poter sparare nel momento giusto e fare centro. Successivamente ho fatto pallavolo, pallacanestro e poi il mio grande amore, la mia grande passione sono stati i rally. Ho avuto la possibilità di correre con le piccole cilindrate, abbiamo fatto il trofeo a 112 e una gara di campionato europeo, poi siamo passati all'Alfa Sud, poi siamo passati all'Alfetta, ho fatto gli slalom in salita, ho fatto altre gare di anche europeo. Dopo mi sono dedicato alla regolarità con la mia grande passione che è la Delta Integrale, la Lancia Delta Integrale Evo 4 che ho ancora come macchina storica e mi ha dato delle grandissime soddisfazioni. Nel frattempo sono entrato anche nella Federazione Cronometristi e anche lì ho cominciato dalla gavetta. Ho cominciato come allievo e poi dopo ho fatto tutti i miei passaggi di classe con esami scritti e orali con le commissioni nazionali. Hanno anche promosso? Sempre. C'è da DC, DB e DA internazionale. Va bene, poi il nostro orologione, il cipollone, dove andare a avere il bollettino per essere omologato, per essere esattamente, se fosse preciso, doveva essere mandato all'osservatorio, così è sempre stato fatto. E sono diventato presidente provinciale, prima segretario provinciale, poi presidente provinciale della Federazione Cronometristi, poi presidente regionale, poi commissario ispettore nei rally, chiamiamolo così, tra virgolette, e sono andato a vedere perché c'erano delle discrepanze fra la teoria e la pratica di alcuni personaggi che non si comportavano tanto bene e quindi c'era andare a correggere certe cose perché essendo io proveniente da quell'altra parte, dalla parte dei concorrenti, vedevo quelle che erano gli errori che facevano i cronometristi, perché il cronometrista deve essere integerrimo, come un arbitro deve essere integerrimo, non si può scappare, un giudice non può scappare. E quindi come tale andavo a vedere e intervenivo bonariamente, prima in maniera diciamo così anonima e poi quando vedevo se c'era qualcosa che non funzionava intervenivo e facevo le varie cose. Dopodiché nel frattempo anche ho ricominciato la pratica del karate, purtroppo... Ti fermo ancora, faccio un salto da questa parte perché anche Federica, tanto per cambiare, ti sei legata, cioè nelle quattro ruote ti sei messa anche tu. Nelle quattro ruote allora macchina bianca, timono bianco, papà vestito di bianco, il conduttore, il foglio bianco del giornalista, perché io sono Certo. Perché quando insegna i ragazzi dice ma abbiamo il foglio bianco è il tuo amico perché puoi mettere tutto quello che vuoi nel foglio bianco, quindi anche lì mio padre dice sempre sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde perché quando salgo in macchina e metto la cintura c'è il click e quello che viene di fianco deve essere insomma. Ma tu pensa se fossi stato un maschio? Ma allora io in teoria c'è la cosa è questa, quando sono nata, quindi 46 anni fa, non c'era l'ecografia, c'era solo la visita diciamo ginecologica o comunque l'ostetrica, dal battito, dalla posizione, dalla pancia, dalla faccia della mamma, dovevo essere Giacomo? Io dovevo essere Giacomo? Dovevo essere io. Io mi sarei chiamata Giacomo, poi invece è nata questa cosa. Questo è successo anche in casa perché mi ero preparato tutta la Svizzera di nome di maschio e sono arrivato alla clinica a Milano e la suora mi ha detto un bel nome per sua figlia. Come figlia? Come la figlia. Sì, vabbè, ne parliamo domani. Sono tornato domani e dice una figlia la chiamerò Tatiana. Dico Tatiana non si può chiamare, la chiameremo Maria. No, Maria chiama sua figlia. La mia, se volete la battezziamo Tatiana
va bene, altrimenti è così successo anche per gli altri. Per altri. Come Don Camillo, insomma. Esatto. Hai dimenticato un particolare, Presidente, sì. Che sei arrivato ormai al capo dei veterani, nell'ambito anche dei cronometristi. Faccio un piccolo inciso, sì, è vero, anche qui sono diventato, nel frattempo sono diventato benemerito, bene, distintivo però d'oro. Ho fatto nel mio piccolo oltre 1000 servizi da livello nazionale e livello internazionale, dalla gara della parrocchia fino alla Formula 1, bene, quindi Ayrton Senna l'ho visto vicino, tutti gli altri li ho visti vicino, perché sono stato in un ambito, per fortuna, nei vari circuiti, tra cui molte volte a Monza, a Milano, a Imola, a Misano, ai circuiti stradali con Agostini, Pasolini, ai circuiti stradali del motociclismo fra Rimini e Cesenatico, quindi eravamo proprio in prima a tu per tu con queste persone squisite. Faccio un piccolo inciso, sono stato anche nelle commissioni molto importanti della CSAI, fra i cronometristi e la CSAI, facevo parte dei cronometristi per quello che riguardava il discorso dei rapporti per i fuoristrada, per il discorso delle gare di regolarità, per i rally, operandi di l'uno e l'altro di poter lavorare. In più ho avuto la fortuna di essere stato incaricato dalla Federazione dei cronometristi e quindi direttamente dal CONI o dalla CSAI, quello che è. Per andare, sono andato in Unione Sovietica, che allora si chiamava in Unione Sovietica, ho incontrato i cronometristi di San Pietroburgo, di Mosca, per poter allacciare rapporti di collaborazione fra gli uni e gli altri, e sono stato capo delegazione con questi cronometristi. Quindi avevi il cronometro rosso? Avere il cronometro, okay, certamente. Non può andare a San Pietroburgo a Mosca. Però mi hanno insignito di honoris causa, perché loro facevano le spartachiadi, va bene, facevano le spartachiadi e il vincitore delle spartachiadi davano una fascia con su scritto quella che eroe delle spartachiadi, quindi è una cosa molto bella. Anche noi mette in operativo. Facciamo un salto più in là, sì, perché tu sai il tempo non è mai garantuomo. Il 2 di giugno, che è la festa della Repubblica, sì, di quello che ne rimane, io dico sempre che bisognerebbe rifondarla questa Repubblica, perché c'è qualche cosa che non funziona, ma a parte questo piccolo dettaglio, fai pure vedere. Faccio mostra. Sì, perché questo è uno dei tanti diplomi, non di Dan, che è molto importante, è grande ufficiale, certo, della Repubblica Italiana, non è un titolo che si raggiunge con grande facilità, ma soprattutto è un grande onore per la famiglia. Io penso, certo, che avere in casa una certificazione di questo valore dia peso a tutto il lavoro che si è svolto, tant'è vero che vicino però al sole che cade, al distintivo, alla rosetta del grado della Repubblica Italiana, c'è il sole che sorge del karate, dico bene? Certo, perché è il distintivo dell'Istituto Superiore d'Italia, ente morale. Allora siamo entrati nel discorso del karate, che è l'ultima cosa che si potrebbe chiedere al professore, papà, maestro, tutto, giusto? Un po' tutto, presidente e così via. Prima di tutto, sono 30 anni, anzi 31 anni, che sei presidente della FITTA e di pari passo anche Elisi, sì, giusto? E soprattutto la grande conquista che avete fatto con un lavoro diplomatico non indifferente, essere stati riconosciuti dalla PCCAM. Sì. E allora, come si Presidente, diciamo che raccontaci un po' in breve, prima, quando eravate fuori dalla PCCAM, oggi che ci siete, quali sono i due pilastri? Allora, noi
abbiamo avuto una grande fortuna nella nostra vita, incontrare un grande uomo che si chiama Maestro Eloisio Shirai, va bene? Il quale è un esempio unico, forse unico, ma unico per quello che conosco io, va bene, lo ammetto, per quello che conosco io. Una persona che ci ha dato di tutto e di più, l'esempio come uomo, esempio come tecnico, esempio come grande padre, perché quando noi abbiamo qualche problema andiamo dal grande saggio, va bene, dal grande saggio. Non dal grande saggio come dico. Che, no, no, come dici tu, dal grande saggio. E cosa succede? Succede che abbiamo vissuto, lascio il pregresso, che eravamo assieme, siamo separati, lasciamo il pregresso, perché io sono nato nel momento, della divisione. Ok, e quindi come tale posso parlare della mia esperienza, delle mie cose. Il maestro Shirai ha avuto la fortuna di avere anche dei grandi maestri, dei bravi maestri, che sono state le colonne del karate tradizionale, e questo ho il piacere di sottolineare il maestro Beppe Perlatti, va bene, il quale è sempre stato politico, stratega, eccetera, e anche il maestro Luciano Puricelli, che era il nostro ministro degli esteri. Ora il maestro Perlatti, con tutta la sua esperienza delle varie cose, aveva già incontrato il dottor Pellicone per vedere di poter unire le nostre, forze, perché già noi come karate tradizionale eravamo i portabandiera del karate tradizionale, questo lo possiamo dire, i vessilliferi, perché non vogliamo senza nulla togliere a tutti gli altri. Sotto il maestro Shirai sono passati, nati, costruiti e maturati tanti maestri che poi dopo ognuno ha, nella strada ci sono tanti bivi, va bene, come un grande fiume che ha un delta, va bene, come un grande fiume che ha un delta, e quindi hanno seguito il loro ramo che ritenevano più opportuno. E io rispetto tutti questi signori, questi amici, eccetera, che è per le loro scelte. Però, quando è stato firmato il protocollo? Il protocollo è stato firmato nel 1975, anche perché noi siamo sempre andati avanti per il nostro mondo, non abbiamo mai, trovato le scuse o per poterci scontrare con il dirigente della FILCAN, con gli atleti, con quelli che sono andati, ci hanno lasciato, sono andati da una parte, mai, noi siamo sempre andati avanti per la nostra strada, va bene, non ti curare di loro ma guarda e passa, diceva quello, va bene, e quindi questo è stato fatto. E adesso ci sono state, sono sorte delle sinergie per cui c'è la possibilità di lavorare, mettere assieme le nostre forze e fare in modo che nel rispetto delle proprie realtà, di poter fare qualcosa assieme per le generazioni future. E questo noi abbiamo pensato di poter fare, costruire e seguire questa strada, che mi sembra che possa essere la strada del domani. Diciamo anche che ci sono state due tappe fondamentali per il riconoscimento per quello che è la strada di lavoro del tradizionale a livello di FILCAM, il riconoscimento dell'Istituto Shotokan Italia Intemorale come depositario della scuola tradizionale, quindi del maestro Shirai, da parte del Consiglio federale, e nel 2018 a Roma, quando c'è stata la sigla del vero protocollo tra la nuova dirigenza, diciamo, della FILCAM e la storica della FICTA. Visto che siamo entrati nel discorso di dirigenza e che ci segnano, la regia ci segna che abbiamo 2 minuti a disposizione. 2 minuti a disposizione sono importantissimi in questo momento. Ti ripresenti per il prossimo quadriennio? Preferisco non parlarne. Ah, no, è un professore. Preferisco non parlare perché? Sì, perché per tante ragioni dobbiamo sentire, sondare tante cose. Io ho chiesto solamente
se ti ripresenti come spirito, hai voglia di riflettere, dire no comment, for now. Anche i samurai devono trovare il tempo per riflettere, allora, certo. Mettiamola così. Sì. Per concludere, noi siamo qui in una città importante che ha messo dei punti importanti della storia, il Palio di Ferrara, che è il primo Palio d'Italia, a cui io sono stato fortunato, ospite tuo, a prendere parte. E poi, sì. E poi è patrimonio dell'umanità Ferrara. UNESCO. Quindi non è patrimonio della famiglia Chini. No. Dell'umanità. Va bene. Siamo una piccola zolletta. Una zolletta, bene. Allora, in questa città cosa vuoi dire d'altro? Qual è il tuo sasso che vuoi aiutare a questi giovani che vogliono tutto subito e senza fatica? Tutto subito e senza fatica è il più grande errore della vita, che poi dopo se ne accorgeranno quando saranno più grandi, perché si troveranno con un pugno di mosca. Io dico semplicemente seguite le orme dei vostri padri, dei vostri nonni, e un domani vi troverete sicuramente dei bravi professionisti, dei bravi padri di famiglia, e sicuramente vi troverete contenti per quello che avete fatto e avete lasciato nella vostra vita. Bene. Cara Federica, caro Gabriele, Achilli, grande ufficiale, a nome della nostra redazione chiudiamo questa rubrica, il personaggio, in un modo eccezionale, e quindi, come si suol dire, buon samurai a tutti. Grazie per la signorile ospitalità. Grazie a tutti.